Carissimi, io sono Marco Bocchio e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Adi 1453. Oggi desidero raccontarvi in maniera breve un conflitto un po' dimenticato che si studia raramente a scuola eppure di grande importanza: la guerra russo-giapponese. Non vi parlerò di battaglie, ma solo di attori ed eventi ancora meno conosciuti di questo conflitto. La guerra russo-giapponese fu combattuta tra il 1904 e il 1905 ed è stato il primo vero conflitto del secolo passato. Questa guerra ha giocato un ruolo fondamentale nella storia di tre grandi potenze economiche e militari del XX secolo: l'impero russo, quello giapponese e quello cinese. Partiamo dal principio. Le relazioni tra le due potenze in questione erano tese all'alba del secolo e la chiave della nascita del conflitto è da ricercarsi nella crisi che la Cina viveva in quei fatidici anni. È certo, infatti, che le maggiori potenze del mondo, tra cui l'impero russo e l'emergente impero del Giappone, e perché no, anche il nostro paese, desideravano mettere le mani sul gigante mutilato che era la Cina in quegli anni. Già la potenza nipponica aveva tentato di occupare parte del celeste impero grazie alla conquista militare alla fine della prima guerra sino-giapponese tra il 1894 e il 1895 di territori in Manciuria in Corea, allora parte della Cina. Uscito vittorioso dal conflitto, il Giappone si presentava come una nazione aggressiva che puntava a eguagliare le potenze europee come l'Inghilterra e la Francia, dimostrando come il proprio popolo potesse essere considerato al pari delle grandi nazioni europee. Tuttavia, l'impero russo era in disaccordo con questa politica espansionista. La Russia, allora retta dallo zar Nicola II, era, a tutti gli effetti, un impero vastissimo, secondo solo a quello inglese. Avendo sottomesso i deboli canati dell'Asia centrale e puntando ora alla Manciuria e alla Corea, una coalizione delle potenze occidentali, formata da Francia, Germania e Russia, impose al governo nipponico di abbandonare le recenti acquisizioni nella penisola degli Andong, dandosi a un risarcimento e a esercitare una leggera influenza sul nuovo stato coreano. Il malcontento popolare, dovuto a questa vittoria mutilata, peggiorò quando, nel 1900, dopo quella che è nota come rivolta dei boxer, quando i russi cominciarono a colonizzare la Manciuria, con la fondazione di città come Harbin e la presenza di circa 100.000 uomini a difesa della ferrovia transiberiana, che non solo collegava Vladivostok a Mosca, ma giungeva fino a Port Arthur, altro recente acquisto russo. La valenza strategica di questo porto lo rendeva una base militare cruciale per il controllo del mare di Bohai, nella baia di Corea, e del Mar Giallo, per non parlare del fatto che era l'unico porto non bloccato dai ghiacci in inverno nel Pacifico. Le chiare pretese russe di mantenere il controllo della Manciuria irritarono tantissimo i giapponesi, che temevano una maggiore espansione di influenza anche nella penisola coreana. A non aiutare la già fragile situazione fu lo zar Nicola II. Il sovrano, infatti, oltre a non possedere le capacità di governo richieste, non favorì i negoziati. Egli provava un profondo astio per il popolo nipponico, sorto in un viaggio in Giappone qualche anno prima che divenisse sovrano, ove, tornando da una gita sul lago Biwa, nell'Otsu, fu aggredito da un samurai di nome Tsuda Sanzo, che lo colpì in volto. Grazie alla rapida reazione del cugino di Nicola, il principe Giorgio di Grecia e Danimarca, che lo seguiva nel viaggio, e di due portatori di risciò, il samurai fu fermato prima che potesse ucciderlo. Non bastarono le infinite scuse del governo giapponese e la presenza al capezzale dell'erede russo dello stesso imperatore Meiji a fare in modo che le opinioni di Nicola potessero cambiare col tempo. A inasprire le cose ci si mise anche il cugino, il Kaiser Guglielmo II di Germania, che nel corso degli inizi del XX secolo inviava telegrammi al cugino, il cui contenuto si può riassumere come una esaltazione della Russia, vista come supremo difensore della cristianità in Oriente contro l'invasione dei buddhisti.
Witte, presidente del Consiglio dei Ministri russo nel 1904, aveva cercato invano di portare avanti una politica diplomatica, ma lo zar subiva l'influenza di altri consiglieri che avevano accesso presso di lui a qualsiasi ora del giorno, grazie al sostegno del principe Alessandro Chailovich. Molti di questi uomini puntavano infatti allo sfruttamento delle risorse della Corea. Questo indispettì i giapponesi. Non si giunse subito al conflitto poiché questi ultimi, con grande spirito conciliatore, erano pronti ad accettare la dominazione russa in Manciuria, ma non in Corea, dando l'avvio a una nuova fase di trattative. Nicola, intanto, era inebriato dalle parole del cugino, che ora chiamava lo zar imperatore del Pacifico. Col fallimento delle trattative, i giapponesi smisero di indugiare e fecero la loro mossa. La notte dell'8 febbraio 1904, una flottiglia giapponese composta da 10 cacciatorpedinieri attaccò la base di Port Arthur. Il generale russo Stoessel, capo della base, quella sera aveva dato un ballo e molti degli invitati scambiarono i colpi di cannone per fuochi d'artificio. Si può dire che quel ballo fu il simbolo dell'allegra impreparazione con cui gli eserciti imperiali avrebbero affrontato la guerra, forti quasi della convinzione che l'immenso paese che stava alle loro spalle fosse invincibile. L'attacco a Port Arthur non segnò un duro colpo per la flotta russa nel Pacifico. Un incrociatore e una corazzata furono distrutti, mentre soltanto 3 navi finirono arenate e poterono poi riprendere il servizio appena riparate. Ma l'effetto psicologico fu devastante. Nonostante tutto, Nicola era fiducioso della vittoria e aveva il grande progetto di conquistare tutta l'Asia, sottomettendo la Manciuria, la Corea e perfino il Tibet, allora minacciato dall'espansionismo britannico. Dietro pressioni di chi lo circondava, Nicola proclamò Kuropatki capo dell'esercito, pur subordinandolo all'ammiraglio Alexeev, viceré in Oriente. Fatto questo, lo zar iniziò a percorrere il paese, consegnando ai soldati icone sacre di San Giorgio. Tra i giovani ufficiali, allora, circolò una irriverente battuta che recitava: «Il nemico ci bombarderà con le sue granate e noi gli lanceremo le nostre icone». Questa dura satira rispecchiava appieno una società saldamente legata alla religione, ma anche un'impreparazione ad affrontare un nemico che nel giro di 3 giorni sarebbe stato padrone assoluto del mare e, peggio ancora, dell'intera Corea. Un fatto che colse impreparata la marina russa fu l'accidentale affondamento della Petropavlovsk, che urtò una mina e affondò in pochi minuti, portando con sé l'ammiraglio Makarov e 622 membri dell'equipaggio. Nicola, avvilito dalla notizia, la descrisse come una notizia pessima che turba il paese. La morte di Makarov, infatti, fa perdere alla Russia uno dei suoi uomini migliori. Una curiosità: nella Petropavlovsk c'era anche il principe Cirillo, che si salvò, e a San Pietroburgo circolò l'irriverente battuta che il principe si era salvato grazie alle sue quotidiane notti passate all'acquarium, che in realtà non era un luogo debito al nuoto, quanto più un locale notturno sanpietroburghese. Il 24 febbraio, il 27 marzo e il 27 aprile vi furono 3 tentativi di bloccare Port Arthur, che si dimostrarono tutti e 3 degli insuccessi per la marina giapponese. Kuropatki, ora entrato in prima linea, era alle prese con un comando di incapaci, di ignoranti e inetti, a suo dire. Fra costoro c'era il viceré Alexeev e il generale Zasuvich, che si scontrarono con l'ex ministro della guerra, troppo predisposto a sottovalutare il nemico. L'attribuzione a discutere gli ordini, trascurandoli o peggio ancora eseguirli con lentezza, aggravava il comando russo. I giapponesi e il generale Kuropatkin divennero l'ultima delle preoccupazioni. Un grande problema dei russi era la totale mancanza di un'efficace intelligence capace di poter effettivamente informare meglio sugli spostamenti dei giapponesi. Questi ultimi, che invece avevano un ottimo servizio di spionaggio, riuscirono a sfruttare al massimo le debolezze dell'impero russo. Preghiere, messe, accompagnate da immagini e vessili sacri, non sollevarono le sorti della guerra. Lo slancio iniziale non c'era più. I russi indietreggiarono. Il generale russo ripeteva in continuazione pazienza e poi pazienza, attendendo i rinforzi che ritardavano. La causa del ritardo dei rinforzi era dovuta anche alla negligenza dei comandanti, i quali, si diceva,
vivessero nel comfort mentre i soldati soffrivano la fame. I capi di corpo armata avevano a disposizione ciascuno un treno speciale. L'ammiraglio Alexeev possedeva un immenso convoglio dotato di vagone ristorante, vagone letto e salotto, dove alloggiava coi suoi numerosi collaboratori. Il convoglio, per giunta, si muoveva davvero di rado e mai di notte, visto che all'ammiraglio non piaceva essere disturbato nel sonno dal rumore della locomotiva e dalle manovre ferroviarie. Quando andava a letto, il traffico ferroviario si fermava e i convogli di uomini, munizioni e viveri erano costretti a fermarsi ai semafori finché Alexeev non si risvegliava. L'ammiraglio non godette certo della stima di Kuropatkin, che continuava a criticare la sua inefficienza. Uno straordinario articolo dell'inviato speciale del Corriere della Sera, Luigi Barzini, ci racconta chi furono alcuni dei prigionieri russi detenuti dai giapponesi durante il conflitto. L'inviato speciale del giornale italiano è accompagnato dal luogotenente Kojima nel luogo dove erano detenuti i prigionieri, un tempio confuciano. Le divise grigio-piombo che indossavano alcuni prigionieri non erano le tipiche divise dell'esercito russo. La guida spiegò che i giapponesi offrirono loro la stoffa e poi i sarti tra i prigionieri cucivano le divise per i più bisognosi. L'attenzione di Barzini si concentrava per un momento sulle statue buddiste di varie divinità, per tornare a osservare un'icona della Madonna in stile greco-ortodosso. Alla domanda dove fosse stata presa quell'icona, un ufficiale russo, con ancora la sua vecchia divisa, raccontò che i giapponesi, avendo visto alcuni uomini venerare delle piccole icone e sapendo quanto questo fosse importante per loro, ne portarono di più grandi. Sempre questo ufficiale racconta che la gente del luogo portava fiori e ventagli ai prigionieri, ma che nessuno si poteva avvicinare. Erano le guardie a fare da tramite. L'inviato riportò alcune testimonianze dei prigionieri. Sono descritti come i tipici contadini russi, quadrati, robusti, un po' rozzi. Sembravano tutti essere usciti dallo stesso stampo. I prigionieri dicevano che si mangiava molto bene, anche meglio degli stessi giapponesi al fronte. Se poi aggiungiamo che i giapponesi mangiavano meglio delle truppe russe, comprendiamo che i russi, che ora stavano combattendo a Liaoyang, erano malnutriti. Difficile a pensare, per chi ha letto allora l'articolo, che i giapponesi siano quello stesso popolo barbaro che in molti avevano immaginato. Oggigiorno, per chi ha una minima conoscenza degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale o della Seconda Guerra Cino-Giapponese, è difficile immaginare i giapponesi che trattano bene i loro prigionieri. Soprattutto se si pensa a quello che i superstiti americani, inglesi o di altre etnie hanno sofferto in quei campi di prigionia. La guerra intanto continua. Port Arthur cade all'alba del nuovo anno. I giapponesi avanzano verso Mukden, prendendo la città nel mese di marzo. La flotta del Baltico, andata in soccorso della prima flotta del Pacifico per risollevare le sorti della guerra, fallì miseramente il suo compito, venendo quasi del tutto distrutta nella battaglia di Tsushima. L'ammiraglio Rozendeski, durante l'attacco, fu ferito alla testa, mentre la nave ammiraglia venne colpita da un siluro che le provocò un enorme squarcio sulla fiancata. L'ufficiale Semyonov riuscì a raggiungere l'ammiraglio, ancora in vita e con lo spirito combattivo ancora forte, ma non durò a lungo. Rozendeski svenne, sembrava più morto che vivo. Fu trascinato al sicuro con grande coraggio dei suoi ufficiali, mentre le granate giapponesi fioccarono sopra la nave e il mare, mosso dalle esplosioni, sembrava come in tempesta. Appena ci fu la possibilità, con l'aiuto degli ufficiali del cacciatorpediniere Bunyi, cioè della nave ammiraglia, fecero in modo che Rozendeski fosse trasferito da una nave all'altra. Qui allora si sentì una voce che disse: «L'ammiraglio è salvo!» e tutti quanti a esultare, a gridare come ebeti, mentre il fuoco giapponese non cessava di bombardarli. Dall'ammiraglia giapponese Mikasa, Togo comandava i suoi uomini, mentre osservava gran parte della flotta russa sprofondare negli abissi. Alcune navi russe iniziarono a sventolare bandiera bianca, in segno di resa, facendo comprendere ai giapponesi che lo scontro era giunto al termine. Tsushima fu il più grande successo di Togo, che gli valse il titolo, datogli dalle testate occidentali, di Nelson d'Oriente, portando la sua popolarità alle stelle nei salotti europei. Il conflitto terminò con la mediazione americana il 5 settembre a Portsmouth nel New Hampshire.
Tutto sommato il Giappone ottenne poco, Port Arthur e la metà dell'isola di Sakhalin, tutti i territori che poco incidevano nella sconfinata Russia. Particolare è il caso dell'esplosione dell'ammiraglia Mikasa, che affondò sul basso fondale del porto di Sasebo l'11 settembre, portando con sé oltre il doppio delle perdite giapponesi durante la battaglia di Tsushima. Tale notizia fu tratta dai giornali come l'atto eroico che ricordava il suicidio onorevole dei samurai in segno di dissenso verso questa pace. In verità, l'esplosione che portò all'affondamento fu causa della noncuranza di alcuni marinai ubriachi nella Santa Barbara della nave. La sconfitta nella guerra russo-giapponese, per i russi, fu un trauma profondo. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'URSS si unì allo sforzo bellico contro il Giappone e in meno di 2 settimane riconquistò quanto aveva perduto nel 1905, con l'acquisizione in aggiunta anche delle isole Curili. In un discorso riportato da Stalin per celebrare la vittoria sui nipponici, il 2 settembre 1945, il dittatore georgiano disse: «Gli uomini della mia generazione hanno atteso questo momento per 40 anni. L'URSS aveva vendicato la sconfitta che da troppo tempo la Russia non poteva più sopportare». Grazie per avermi seguito, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento se avete piacere, e noi ci risentiamo a un prossimo episodio di AD 1453.